Ciao ragazzi, sono Paua, ben ritrovati. Oggi volevo fare una sfida a dei miei amici e quindi ho chiesto a un mio amico, Refiz, che non so se lo conoscete, ma insomma è un mio amico, di farmi appunto fare questi capelli, ecco, però come li voleva lui. Dipende però, non è che me li facevo sicuro, solo se lui vinceva la sfida. E infatti gli ho chiesto, Refi, fammi una sfida molto molto ostica, molto intrigante, perché io oggi mi dovrò fare dei capelli. Ho detto così anche perché ragazzi i miei capelli sono molto lunghi, ho detto, ehi, ascolta. Ascolta, li vado a tagliare, ma nello stesso tempo voglio anche andarmeli a far tingere. Quindi nulla, il nostro Refe adesso ci farà una bella sfida. Intanto io ve la farò anche sentire nel vocale perché mi manderà un vocale. E dipende da come sarà, spero non sia una di quelle brutte, brutte, difficili, complicate, perché spero proprio di no, ragazzi. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, lasciate like, inoltre iscrivetevi al canale, anche perché dobbiamo arrivare ai 15.000, che è un traguardo assurdo, però cerchiamo di arrivarci. Inoltre, io vi aspetto, seguitemi sul mio Instagram, PowFN, scritto come dovrebbe essere scritto, e una F e una N la attaccate e poi, boh, mi avete trovato. Quindi nulla, ragazzi, non vi posso portare con me quando mi taglio i capelli, purtroppo, perché ovviamente mi vado a tagliare i capelli da solo e quindi non è, diciamo, il massimo. Sono proprio curioso di sentire cosa dice il nostro Refizze, spero non faccia una di quelle infamate assurde conoscendolo. Allora, Poa, come sfida a me ne è venuta in mente una. Se in una partita non fai 10 kill, ti colori i capelli, e però hai solo un tentativo, quindi gioca al meglio che puoi sta partita, eh. Molto bene ragazzi, ci siamo. Siamo in partita in questo momento. Io direi di andare a casa mia. Me lo sento, non lo so ragazzi, ma io vi giuro che se vado a casa mia, ovvero a Pantano Palpitante, sento di poter fare 10 kill ragazzi, let's go. Vi ricordo che Refiz ci ha dato un solo tentativo, quindi 10 kill, un solo tentativo. Ok, è abbastanza difficile, anzi direi arduo, però potevo fare anche di peggio. Quindi io direi che possiamo cavarcela bene, anzi bene benissimo. E guardate già quante persone ci sono ragazzi, ci sono 3 persone sicure, 4. Penso che questa voglia venire qui. 5 ragazzi, allora 5 già ci sono. Però non penso che me le riesca a killare tutte io. Infatti io voglio andare qua sopra ragazzi, e mi si inceppa il filo del mouse. Molto molto bene, dove sono andati questi? Non ho idea ragazzi, però già volevo subito iniziare a ucciderli o comunque a tirargli qualche colpo, magari li mettevo male. Nulla ragazzi, non c'è nessuno. E vabbè, fa nulla, sempre indossando la skin Fortunella, la skin di Buga ragazzi, infatti con questa io vinco bene o male ogni partita. Beh, oddio, adesso può non esagerare, ecco. Però oh, abbiamo pure un tipo qua sotto, ragazzi. Bisogna fare molta attenzione perché io ve lo dico, ragazzi, tryharderò e tanto, ma veramente tanto. Infatti, qua già ne vedo uno. È qua dietro. Ragazzi, mi serve un pompa. E poi ve lo dico, sto veramente bene, 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 bene. Oddio, bene, 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 mega tanto. Ecco, però sono full di vita e la cosa è molto positiva. Qua, ragazzi, ve lo dico, la gente è piena di shield, anche perché siamo a Pantano Palpitante, vorrei dire. Però anche io me lo sono fatto molto facilmente. Shield, è qui ragazzi, è qui, è qui. Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Lui ha dei bei riflessi, complimenti. Ma non può sfuggire a Poa, bene, 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 bene. Non so ragazzi come ha fatto, ma non ho neanche materiali. Dai, 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 dai. Sì ragazzi, lo siamo riusciti a uccidere. Molto, molto, molto bene. Va bene ragazzi, andiamo a prenderci allora tutto quello che ci spetta. Oh yes, innanzitutto mi farei dello shield, che wow, mamma mia quanto shield c'è ragazzi. Molto, molto bene, 10 di shield. Non ho voglia di usare quello che ho nell'inventario, perché insomma non è che mi fai pazzire. Ecco, perché già ce n'è qui, già è pieno. Non ci credo, non ci posso credere ragazzi. No, 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 questo non ci voleva, lui era qua ad aspettare. No, vabbè ragazzi, dopo questa vi giuro che ho perso tutte le speranze. Non ci credo, voglio impazzire. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mamma mia, no. No, vabbè ragazzi, dopo questo vi raccomando, ho già detto tutti, like raga. Oh, lo sono riuscito a uccidere con 0 di vita. 0, vabbè 0, adesso avevo un po' più di 0, però ragazzi, in che condizioni non lo so neanche io. Infatti mi ero ammutolito perché ho detto, tanto sono morto e mi devo già andare a tagliare i capelli. E invece no ragazzi, e invece no. Ok ragazzi, l'ho visto uno, guardatelo lì. Oh mamma mia, l'ho distrutto, l'ho distrutto, l'ho distrutto, l'ho distrutto, molto molto bene. Oh, ma come ha fatto a mettere quei muri lì? Ma come cavolo ha fatto? Ma come ha fatto? Voglio
uccidere questo. Dai, 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 sì. E ci siamo. E un'altra kill per paura, ragazzi. Non ci credo a quello che sto facendo. Non è possibile, raga, ve lo dico io. È impossibile, è tutto un fake, è Photoshop. Non ci credo. Non sento un buon odore di vittoria. Solo 3 kill, ragazzi. Non sto incontrando nessuno. Ok, uno l'ho avvistato, però non ho neanche una jump. Non ho nulla, ragazzi. Lo state vedendo quello lì? Insomma, io l'ho visto. Devo andarlo subito a pushare, soprattutto subito a uccidere, ragazzi. Siamo 18 persone, anzi 15 siamo. Mannaggia. Vieni da zio. Oh, a 20, ok, gli ho fatto un 20, ragazzi, molto molto bene, pushami. Fabio, ma cosa hai costruito? Ma scusami. E intanto lui ha tantissima roba, ragazzi, com'è giusto che sia. Ragazzi, ma cosa sta costruendo questo? Scusatemi, ma io gli ho fatto solo un 20 e ha costruito la torre di Pisa. Fatemi capire, io da solo pusho, però se fosse stata una partita normale, ragazzi, non l'avrei pushato. Ok, ragazzi, è caduto, bene, lo sto riuscendo a uccidere, let's go. Non so perché è caduto da quella distanza così alta. È un po' un panzerello questo, eh. Una kill per Poa, raga, la vedo molto molto dura, no, io non mi voglio tingere i capelli, cavolo, io li adoro i miei fantasticissimi capelli, ragazzi. Chi è che non adora i miei capelli? Ormai vi siete affezionati di tutti, intanto sono full di materiali, ragazzi, non si deve uccidere più nessuno, ok, come on. Ne ho visto uno e questa volta non morirò, vero? Ah, ecco, guardate questo, ma guarda, guardatelo, ma veramente, ragazzi, ma guardatelo. Sì, muori, adesso ti ballo pure. Anzi, no, non ho neanche tempo per ballare, molto molto bene. Allora mi prendo la cappa d'oro, ragazzi, ci siamo. Infatti qua c'è qualcuno che ci sta sparando. Ok, l'ho preso, non l'ho preso quasi per nulla, infatti. Ragazzi, infatti, mi sono fatto pure male. Bene, ok, allora mi prenderà il muro. Adesso mi ha preso il muro, ma non ci credo. Ma ragazzi, ma che pinga qua la gente, veramente non ho idea. Ok, 30 gli ho fatto, molto bene. Ok, un altro 30, ragazzi. Ok, molto bene. Ma cosa sta facendo? No, ti prego, non posso neanche costruire. Invece sì che posso costruire, ragazzi. Allora, lui ha usato una jump perché non ho idea perché. Guardate, ha preso la Ferrari. Ma cosa sta facendo? Sei da tranquillo che tanto ti plano in testa. Cosa pensi? Che non ti possa planare? Ma cosa sta facendo questo gioco? Mannaggina. Ok, ragazzi, ok. No. Ok, ragazzi, 30 di vita. 30, li ho fatto. Lo devo uccidere con lupo, ragazzi. Dai, che questo qua è scarso, raga, dai. Dai, ok. Sì, è morto, non sono riuscito a uccidere. Adesso muoio in sicuro, ragazzi. Però ho fatto questa kill, dovevo farla. Scusatemi, ragazzi, ho fatto il kamikaze, ho fatto il pazzo, però lo dovevo subito uccidere. Intanto questo qua probabilmente ci pusha perché mi ha visto, ragazzi. Dove sono tutti? Eccoli qua, l'ho visti. Molto bene, mi ha fatto atterrare ed è infatti quello che volevo, perché devo andarlo subito a uccidere. Ok, allora, costruiamo. Sì, posso anche costruire in pietra, in effetti. Non è che... No, ragazzi, lui è super pompa, non ci voglio veramente credere. E ovviamente distrugge le strutture con quel pompa, per farvi capire quanto è forte, quanto è potente quell'arma. No, vabbè, ragazzi, non ci voglio veramente credere. Guardate questo, che pazzerello, che monellino che è. No, vabbè, non posso morire così. Non ho veramente idea di come io possa morire in questo modo. Va bene, prendo danno a tempesta, poco ci interessa, perché quello che... Oh, ho fatto pure la rima. Perché quello che è importante, ragazzi, è che lo riesca a uccidere. Infatti qua, se non sbaglio, c'è il fiume, ragazzi. E sto riuscendo a ucciderlo di fiume. No. Ok, allora. Ok, li devo murare qui, ragazzi. Dai, ci manca solo che mi uccide qualcun altro e poi stiamo belli che cotti. Ragazzi, non ci credo. Ok, dov'è? Eccolo lì, è lì, ragazzi, molto molto bene. Devo andare subito. Ma lui è messo bene, ragazzi. Mamma mia, lui è messo veramente molto molto bene. No, non puoi, è illegale in 19 paesi del mondo. 19.000 volevo dire. No, dai, no. Non ci credo. Che partita sfortunata è stata mai questa. 8
sto kill. Mi devo fare i capelli, ragazzi. Devo tingermi i capelli. No, non è possibile. Ma come è successo, ragazzi, in una partita normale con 8 kill non ho incontrato nessuno, ragazzi. Potevo incontrare tantissimi. C'erano 100 persone in partita, ne ho incontrate solo 8. E dico io 8 sono state kill. Purtroppo siamo stati sfortunati, ma le promesse sono promesse, ragazzi, mi conoscete, sono molto leale io e quindi è giusto che mi faccia i capelli colorati. Chiudiamo adesso a Refe. Cosa mi devo fare? Che capelli mi devo colorare e come me li devo fare? Ma lo so, era una sfida molto difficile, ma mi sento buono oggi. Lascerò a te scegliere il colore dei capelli, quindi scegli bene, mi raccomando. Eccomi qui, ragazzi, sono proprio io, Boa, con dei nuovi capelli, ma che non avete ancora visto. Quindi, come avete ben visto, io mantengo le sfide. Adesso sono con questa felpina un po' particolare, ragazzi. Che dite, posso smascherarmi i capelli? Siete pronti? Però non mi diciate nulla di brutto, ragazzi. 3, 2, 1... eccomi qui con questi nuovi capelli un po' più esotici, un po' più particolari, più biondo del solito questo Poa. E nulla, su Instagram già molti avete detto che sto bene, che ho fatto bene a far vedere su Instagram, insomma. Inoltre seguitemi su Instagram, anche perché sia qui che qui, anche perché inoltre ho due account in cui uno l'ho pubblicato prima il post e l'altro invece l'ho pubblicato solo oggi. Quindi nulla, queste cose sono i miei capelli. Prima ero castano, prima ero un po' più, diciamo, marroncino, anche se da piccolo ero biondo. Poi purtroppo non so perché, ma sono diventato castano. Adesso invece sono, diciamo, una via di mezzo. Mi sono fatto questi colpi di sole, queste mesh, ecco come li volete chiamare. E quindi nulla, io, ragazzi, vi ringrazio per la visione, grazie anche alle Fizz che ci ha fatto fare questa mini sfida, anzi questa mini sfida, questa grandissima sfida. Sul mio Instagram trovate tutte le foto che ho fatto un photoshoot, quindi se volete potete andare a vederne un paio, ecco. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, che sia una sfida o che non lo sia. Io vi auguro una buona giornata, ciao belli.